Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Siamo qui con Andrea, eccolo qua, presente. La sfida si sta facendo molto accesa e vogliamo vedere, sono curioso anche loro di vedere chi ha vinto questa settimana. Allora, leggo prima io. Ok, allora, Pedro non ha giocato, Cuadrado non ha giocato, Bremer ammonito, meno 0,5, Immobile ammonito. Christensen non ha giocato perché era espulso nella scorsa giornata. Moro non ha giocato. Dumfries ammonito. Quindi, ragazzi, è incredibile come tutti quelli che hanno giocato da me, che hanno giocato sono in tre, gli altri non hanno giocato. I tre che hanno giocato si sono fatti ammonire tutti e tre per rendermi la vita un inferno difficile. Infatti, io faccio meno uno e mezzo. Per colpa di tre ammonizioni. Tocca a te, tu devi leggere da questo. Bastoni. Che è non Andrea. Sandro. Cioè, non Alessandro, scusa, Simone. Simone, Non bastoni. so perché mi è venuto Andrea, perché lui si chiama Andrea. Simone Bastoni, perché è quello Sì. dell'Empoli. X Quindi non gioca. non ha giocato. Ndoye. Ndoye 0. Ok. Spinazzola non gioca perché è X. Ok. Belotti 0, Sì. Rui Patricio. Patricio non gioca, Zelinski non gioca, No, come non gioca? gioca E ha preso? 0, Non ha fatto bonus. Frazzini, Fazzini. Frazzini 0, Turam. zero. E Lazovic? Zero. Esatto, zero tutto. Tu hai fatto? Zero. Zero. Io bon. Ma Dio bon. Zero? Io ho fatto meno uno e mezzo. Qual è meglio? Zero o meno uno e mezzo? Zero. Quindi hai vinto. Sì. I tuoi non hanno fatto un cazzo Sì. e hai vinto lo stesso. Cosa? Non ho parole. Quindi io, ragazzi, vado a meno uno e mezzo dell'altra volta e lui rimane invariato. In più, però, lui vince lo scontro diretto. Qui sotto in sovraimpressione vedrete i punti totali e gli scontri diretti che non ho fatto in tempo a contarli, però fatto sta che lui vince. Lui vince. E non va bene. Ora, questi fogli sono da buttare perché sono finiti. Questi saranno i nuovi fogli dove scriveremo. Ora, ho chiesto a nostra madre di dire un numero. Lei ha detto il numero 2. Ora, sorteggiamo qua. Chi pesca il 2 inizia per primo. Vai, pesca. Apri e leggi che numero c'è scritto. 1 1. Quindi chi inizia a pescare per primo? tocca a te. Io, perché io ho il 2. Adesso qua ci sono tutte le buste. Invece di prendere come l'altra volta, prendiamo un po' a caso. Voglio vedere se ho fortuna. Prendo questa e prendo. Mi sento questa qui. Quindi queste due, vai, prendine due. Questo in fondo. Puoi prendere anche dal mezzo, non per forza da là, eh. Quella che ti senti, ok. Le altre, queste invece ce le teniamo per altri episodi. Quindi andiamo subito, là, dammi il bigliettino che non serve più. Andiamo via. Apriamo subito, vediamo cosa capita. Olè. Allora, qua già vedo uno stemma. Lo stemma del Torino. Niente. Poi Cancellieri, quindi il primo giocatore è lui. Poi vabbè, ho Buffon, però non gioca più, quindi non vale come calciatore. Poi vabbè, Aquilotti, Spezia, sì. Poi Skrupski del Bologna. Ho trovato Fabiano Parisi come terzo giocatore. Remy Houdin, quarto giocatore, e per chiudere la mia rosa ho Daniele Padelli dell'Udinese. Ora apriamo l'altra busta che così determino anche la mia panchina. Allora, vabbè, stemmi. Matteo Retegui, Serie B. Stemma, orco di Alberto Dossena, Davide Faraoni, che però non gioca più nel Verona, gioca nella Fiorentina adesso.
Un altro della Fiorentina, che tra l'altro è proprio dello stesso ruolo, Dodò, ma non è disponibile, e Danilo Cataldi della Lazio. Questi sono i miei giocatori. Ora tocca a il signorino qua. Vai, quella che vuoi, aprila. Lui già ride perché ha vinto, però vieni qua che se no non si vede. Samuele Mulattieri. Ok. Vai. E? Marvi Cuni. Ok. Questi, apri l'altra. Niente, niente. Quanta roba niente qua. Gira. Mattia De Sciglio. Ok. John Lucumi. Ancora, basta. E Boaile Dia. Boulaye. Dia. Praticamente tutti i giocatori che non giocano a parte Lucumi. Te lo dico già. Boulaye Dia ha perso il posto in squadra. Vabbè, questi sono i nostri giocatori. Mamma mia. Lui ha trovato solo doppioni, ragazzi. Ha trovato solo doppioni? Cosa è questo ride? Vabbè. Ho doppiato doppioni, non devo ridere. Ma sempre! Poi, no, poi ti fanno perdere e tu ridi. Che magari... Non voglio che fanno perdere. Beh, sono giocatori che non giocano. Aia, ho Le hai pescati te, sai. Mica io. Adesso ride, ride. Ride bene chi ride ultimo, si dice. Vedremo alla fine chi vincerà. Vai, abbiamo finito, leggi. Lajovic, Rassen, Mulattieri, Cuni, De Sciglio, in panchina, Lucumi e Dia. Ok, io, Cancellieri, Skorupski, Parisi, Uden, Padelli e in panchina, Retegui, Dossena, Faraoni, Dodò e Cataldi. Fatemi sapere la vostra nei commenti qual è secondo voi la pescata migliore, anche se lui... decisamente ne ha di meno, io ho una panchina veramente lunga, però comunque so già che certi giocatori non giocheranno, ma anche lui è, cioè, ha pescato De Sciglio. De Sciglio è rotto da una vita, De Sciglio va in stampelle, andrà tra poco, sì. Vabbè, dettagli, e niente, vedremo, intanto lui ride per la scorsa settimana, e poi magari giocatori così che sembrerebbe sulla carta che non dovessero fargli chissà che, magari lo fanno vincere anche facendo solo zero, come questa settimana. I tuoi giocatori non hanno fatto niente, e dimmi te perché ti sei meritato di vincere, perché i miei sono stati ammoniti. Esatto. Alla prossima. Ciao. Ciao.